l'ultima bracciata in piscina tra americane e australiane, con le giapponesi a far da terzo incomodo. Lynn Burke, americana, nei 100 dorso batte di un soffio la Stewart, unica britannica che resiste al ritmo della grande avversaria. La forte Tanaka giapponese nuota di slancio cercando l'affermazione ad ogni costo. Ma la vittoria non può sfuggire all'americana che tocca in un primo 9 secondi e 3 decimi, assicurando alla bandiera stellata un'altra medaglia d'oro nelle prove di nuoto.